Abbiamo visto che settimana scorsa i mercati azionari sono saliti, oggi un avvio negativo, però le aspettative degli operatori rimangono particolarmente pressanti. Dovremmo avere in collegamento Antonio Cioli Puviani, trader indipendente direttamente da Bologna. Antonio, ci sei? Io ci sono e vi sento molto bene. Ciao a tutti e buonasera a tutti i telespettatori, se si può dire Sì, così. telespettatore, esatto. Ciao Antonio, benvenuto. Allora, Antonio, la settimana della BCE, la BCE probabilmente non vorrà deludere i mercati, quindi visto che l'ultima volta non sono andati molto bene i mercati come reazione alle decisioni di Draghi, che cosa c'è da attendersi questa volta? Quali sono le tue aspettative? Beh, questo è un tipo di domanda che mi piace perché è un aspetto che richiede una certa conoscenza del mercato. Devo essere puntiglioso e fare un paio di precisazioni. Tendenzialmente, anche giornalisticamente, o si tende a attribuire al balzo o alla regressione eventuale che la borsa o le borse potrebbero fare dopo il discorso di Draghi, si tende a attribuire una correlazione diretta a quanto viene detto da Draghi, e se più è alto il segno o più è basso il segno, la colpa è si tende ad affidare alla colpa al 100% quello che è stato detto da Draghi. Invece la realtà delle cose c'è una certa correlazione, è ovvio, ma è leggermente differente. Il risultato, o meglio, il quoziente che farà riferimento al balzo o alla regressione della borsa è dato da un rapporto dove, che vede al denominatore le aspettative e al numeratore quello che è il risultato, quello che effettivamente dirà. Per cui la cosa più altrettanto importante è che il risultato, quello che farà la borsa successivamente alle 14:30 del 10 di marzo sarà frutto di un rapporto, e quello che gli operatori devono essere attenti, o anche gli investitori, è capire quanto o meno sia scontato già di quello che dirà. Da lì ci sarà un risultato. Dico questo perché, come te hai fatto riferimento, il 3 dicembre scorso ci fu una forte delusione e le borse scesero, ma di fatto Draghi non disse altro che quello che aveva promesso di dire, senza portare delle estreme, delle scelte particolarmente, delle sorprese particolarmente forti. Però Draghi disse semplicemente, già prima, che avrebbe probabilmente abbassato i tassi negativi dei depositi, e così è stato, da 0,20 a 0,30, che avrebbe cominciato a implementare una sorta di QE2, di QI2, il che è stato poi quello che è stato fatto. Allora, quello che dobbiamo capire è quanto ancora mancano tutto martedì, mercoledì e giovedì le borse avranno o meno scontato. Allora, cosa è successo? Abbiamo avuto un inizio molto tragico di anno, con 6 settimane di seguito negative, che tra l'altro erano figlie delle 3 settimane finali del mese di dicembre, per cui era un periodo che si è sceso da 22.000 punti fino a 15.600 punti, 15.700 punti del nostro indice. Quello che vedremo venerdì, sarà interessante capire quanto la borsa ha già scommesso su questo fatto. C'è da dire che oggi, proprio ti do la chiusura definitiva, la borsa italiana ha recuperato rispetto a un'ora fa ben 200 punti, perché Infatti ha chiuso il FTSE lì MIB sopra l'area 18.000, lo vedo proprio adesso. 18.059 punti, 27, questa è la chiusura ufficiale, meno 1,2, ma eravamo praticamente sempre stati sopra il 2%. Addirittura il DAX tedesco in questo momento batte 9.793 punti, il che vuol dire che insomma abbiamo una chiusura appena, addirittura migliore di meno mezzo punto percentuale. Questa era la prima cosa. La seconda cosa che ci tenevo a dire è che attribuire un merito qualitativo all'operazione che farà Draghi in base al risultato che faranno le borse successivamente al suo discorso, e mi riferisco al breve periodo, può andare bene già il venerdì pomeriggio o il lunedì, tutt'al più, è un qualche cosa, parlo del risultato qualitativo, estremamente sbagliato. La storia insegna che spesso i discorsi, specialmente quelli di Draghi, abbiamo avuto degli esempi clamorosi nel 2012, nell'estate del 2012, ma anche l'anno scorso, la storia insegna che poi il discorso viene metabolizzato
E spesso c'è una correzione inversa a quello che sono state le prime ore di contrattazioni subito dopo quello che dirà. Per cui cerchiamo di essere operativi, poniamo attenzione a questi fatti e ricordiamoci sempre che gli operatori, quelli bravi, le mani primarie, gli operatori forti, non comprano certo o vendono asset di rischio per qualificare la manovra nel senso per dargli un giudizio positivo o negativo nel vero senso della parola, ma comprano solo per anticipare o vendono per anticipare i propri colleghi. Quindi per cui se una manovra potrà essere anche giudicata qualitativamente molto bassa o pericolosa, ma se contiene degli elementi tali che potrebbero facilitare la domanda aggregata di asset finanziari nel brevissimo periodo, probabilmente si potrebbe anche avere un'escursione poi sconfessata nelle immediate ore successive. Ecco, questo è il mio punto di vista. Ecco, approfitterei per ricordare ai telespettatori da casa che se vogliono inviarci delle domande possono farlo collegandosi al sito borsaindiretta.tv. Le leggeremo in diretta, quindi il discorso che stiamo facendo con Antonio mi sembra molto interessante. Volevo porre un quesito, una riflessione ad Antonio. La Fed è stata la prima grande banca centrale che ha fatto questa mossa di quantitative easing imponente, ha avuto dei risultati tangibili anche a livello di economia reale. Successivamente c'è stata la Bank of Japan, adesso la BCE. Molti analisti si stanno chiedendo perché dovrebbe riuscire adesso la BCE che arriva per ultima. Mi sono permesso di leggere anche i commenti dei tuoi amici oggi pomeriggio su Facebook. Appunto, era una riflessione che facevano anche loro. Non arriva troppo tardi la BCE in questa serie di appuntamenti? Beh, io la risposta qui per me è abbastanza semplice. Sì, probabilmente arriva anche tardi, ma è anche una questione. Io sono sempre molto attento alle aspettative che hanno gli operatori sui mercati. Gli operatori comprano, vendono solo per anticipare i propri colleghi e non per dare un giudizio di merito. Però, una cosa è parlare degli Stati Uniti d'America, che sono effettivamente Stati Uniti. Io poi sono cittadino americano, come sai, Sì. per cui sono una nazione più coesa di quella che è l'Italia, cioè tra abitanti dello stato di New York o di New York e quelli di Washington e quelli californiani, c'è molta più fratellanza che magari tra toscani, marchigiani o emiliani da noi. Ma questo si fa per dire, però dal punto di vista pratico, insomma, in una situazione come si trova Draghi, dove da una parte abbiamo la Germania che è più monetarista intesa nel senso classico, ovvero molto più attenta ai fondamentali, rispetto a, perché per i motivi che sappiamo, non voglio fare delle polemiche, ma rispetto all'Italia più spendacciona con dei problemi di disavanzo, di bilancio, di debito pubblico, ecco, un problema del genere già in America non c'è. Però, qualora ci fosse, lo spirito di solidarietà sarebbe decisamente molto più forte. Per cui agire con questi contrasti, il ritardo, per me, per rispondere anche al mio amico che ha scritto quella cosa, non è che Draghi sia sciocco o poco informato, probabilmente, ma lo sappiamo benissimo, Draghi è stato addirittura bravo a sconfiggere determinate resistenze che hanno dominato il periodo che Kuroda iniziava a fare quantitative easing nel gennaio del 2014. Draghi era lì che combatteva con, non dico con la Merkel, ma con quelli della. Con i membri dei rappresentanti della Germania, ad esempio, o dell'Olanda, o della Finlandia, o di alcuni paesi dell'est, era lì che combatteva per cercare di portare avanti le sue idee. Per cui non parliamo di Stati Uniti, è un ritardo dovuto anche a dei fattori genetici dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti d'America, o al Giappone o all'Inghilterra, insomma, per fare esempi concreti. Perfetto, perfetto. Ecco, visto che stiamo parlando di Stati Uniti d'America, appunto gli ultimi dati macroeconomici sono stati abbastanza positivi, anche quelli sul mercato del lavoro di venerdì scorso. All'inizio anno si parlava di una serie di rialzi, almeno quattro rialzi dei tassi americani durante il 2016. Secondo te è un'opinione ancora fattibile o irrealistica? No, assolutamente no. I dati americani hanno due facce perché il non farm payroll premia molto il numero superiore di, adesso le unità non me le ricordo esattamente, 100, si aspettavano 195, sono 240 circa, per cui si è avuto un bel tasso di incremento come nuovi occupati con la busta paga del settore non agricolo.
E quello sta bene, però c'è stata anche l'altra faccia della medaglia, che è il reddito medio di queste buste paga, che si attendeva un piccolo incremento dello 0,2, mi sembra, contro lo 0,5 del precedente, invece si è avuto meno 0,1, per cui di fatto i redditi non sono cresciuti, il che però lascia sempre questo dibattito. Secondo me, io continuo a dire che la Yellen e la Fed potrebbero, 4 volte ce lo scordiamo, però potrebbero 1 o 2 volte portare dei ritocchi, sempre che il cambio euro-dollaro si mantenga circa a questi livelli o anche di più. Cioè non hanno, quello che fa la differenza per la Fed al di fuori del no farm payroll, dei dati sull'occupazione, tanto quelli sono buoni da sempre. Sappiamo, il tasso di disoccupazione è meno, il 5%, l'hanno raggiunto l'obiettivo, è 4,9, e lo sappiamo. Secondo me il cambio e la voglia di rimanere sopra 1,10, diciamo, può essere effettivamente l'elemento che può condizionare questo tipo di scelte. Io, se devo dire un numero, direi 1, al massimo 2 come aumenti per il 2016. Perfetto, veramente pratico e diretto nella risposta. E volevo farti un'altra domanda, secondo me, visto che stiamo facendo un po' tutti i trader che stiamo ascoltando in questo periodo, a inizio anno abbiamo avuto appunto 2 mesi di ribassi consecutivi molto sostenuti. Secondo te chi è stato a vendere? Chi erano gli operatori che vendevano a mani basse? Mercato europeo in particolare, italiano, eccetera? Sì, e qui ci dobbiamo legare a tutto l'aspetto dei mercati finanziari, compreso le commodities. Noi abbiamo avuto 6 settimane, qui ci colleghiamo anche alla domanda iniziale, di ribassi, proseguendo dagli ultimi giorni di dicembre del 2015, dove ricordiamo che il rally di Natale non c'è stato assolutamente, anzi fu un mezzo flop. Abbiamo avuto dei prezzi incredibili, che hanno riguardato l'Italia con l'indice nostro a 15.700 di minimo, ma al tempo stesso abbiamo visto un DAX, che adesso lo vedo a 9.803, sotto gli 8.700 e qualche cosa. Abbiamo avuto uno Standard & Poor's che era tranquillamente a 2.100 a dicembre, l'abbiamo visto a toccare 2 volte il 1.800. Per cui abbiamo parlato del DAX, dell'Italia, ma anche gli indici cinesi e giapponesi, con delle stornate del 6-7% giornaliere. La mia idea, qui è ovviamente fare capirne tutti i motivi, no, però mi collegherei proprio col petrolio a questo punto, è Assolutamente. che, mi devo collegare con questo, se noi ricordiamo il grafico, lo andiamo a vedere, del petrolio di quel periodo, abbiamo visto un petrolio sui minimi 26, 27, 28, e quando non riusciva a tornare sopra 30 veniva ricacciato su da 28, 29, di nuovo a 26, 27, puntualmente le borse scendevano. Allora, la mia idea, e così diventiamo anche il petrolio, Sì. è che innanzitutto faccio la premessa, guardo quanto ha chiuso il petrolio, o almeno quanto è adesso, Oggi ha ecco, è fatto un 37. gap, un runway gap No, impressionante. 37-37, lo sto vedendo. Innanzitutto il petrolio, capire perché si muove il petrolio anche ex post è estremamente complesso, perché il petrolio si muove per decine di motivi che vanno dalla geopolitica, vanno dalla strategia internazionale, vanno dalle vere esigenze che c'è di petrolio. La Cina indubbiamente ha diminuito le pretese o la voglia di comprarlo. Ci sono tantissimi motivi, ma ci sono anche proprio strategie, e questa ormai è risaputo, la voglia da parte degli arabi, magari, o di altri stati, anche della Russia, di far fallire le shale oil, le grandi compagnie americane che avevano investito dei miliardi, ma con costi di estrazione molto importanti. E per cui, se voi vi ricordate attentamente, il petrolio cominciò a scendere dai 100-102 dollari agli 80, e tutti all'unisono dissero: sì, è colpa di Putin, ovvero sono gli americani o qualcuno che vuole fare la festa a Putin perché ha invaso l'Ucraina. Questo era il motivo dominante in tutti i giornali. E poi da lì, da 80, si è sceso fino a 26. Allora, siccome il petrolio è estremamente difficile cercare di prevederne l'andamento e di capirne le cause anche ex post, ex ante,
è ancora più complesso, non mi rimane altro che guardare i fatti. I fatti sono che quando il petrolio andava a 26, 27, 28, a questo punto le parti che avevano effettivamente convenienza a cercare di smuovere determinate situazioni, anche loro si sono trovate in difficoltà, nel senso che noi sappiamo benissimo che i paesi arabi hanno un costo di estrazione che è inferiore ai 25 o può essere inferiore ai 25 dollari a seconda della situazione, ma il loro fabbisogno è molto superiore a questo margine che avrebbero da costo di estrazione e prezzo del barile. Allora, è stato evidente, e poi ci sono anche i dati che sono facilmente reperibili, come i fondi sovrani dei paesi arabi in genere, mi riferisco al Kuwait, ai paesi arabi uniti, all'Arabia Saudita, ma anche altri paesi, non parlo del Venezuela, che anche loro, però tipo il Messico, insomma, effettivamente questa, o alle valute, che mi è molto importante considerare le valute dei paesi emergenti, si creasse una situazione a catena dove si riversavano, proprio per sopperire a questi fabbisogni, gli asset finanziari dei fondi sovrani che venivano rimborsati e buttati via al meglio nelle borse europee o quelle americane, proprio per cercare di liquidare una situazione e anche per far capire che, insomma, quando poi le borse crollano tutte, e se crollano fino a un certo punto, i problemi anche delle parti che erano d'accordo a cercare di avere il prezzo del petrolio basso potessero venire anche a loro. Allora, la storia mi ha insegnato, io invidio, ripeto, l'analista grafico che con una chart riesce a capire magari meglio di me, che non sono pratico, l'avanzamento o no grazie al grafico. Però io credo che questi prezzi che abbiamo visto dai 26 ai 28 abbiano suonato dei campanelli di allarme e da qui per un certo periodo saranno difficilmente rivedibili. Ecco, questa è la mia idea. Per cui quello che chi vendeva, sicuramente vendite tecniche dovute alla sorpresa enorme di un calo. Noi per due anni siamo stati abituati che ogni calo, dopo nel giro di due o tre sedute, c'era il rimbalzo. Guardate tutti i grafici, dopo ogni calo, tempo una settimana, c'era il recupero e si tornava sui massimi. Lo Standard & Poor's ha battuto 100 record storici tra 2014 e 2015. Evidentemente, per cui la discesa era data da margini che finivano, da fondi sovrani dei paesi arabi o dei paesi esportatori di petrolio, dal panico generalizzato, e si è creato sta carambola. Probabilmente il prezzo del petrolio ha fatto... è stato un attore protagonista che ha coinvolto molte parti a vendere, in più appunto gli effetti domino di cui parlavo prima. Ecco, una riflessione personale, proprio nel momento di bottom del mercato alcune importanti banche d'affari iniziavano a dire, a mandare in giro il report dicendo che il petrolio oramai era destinato ad andare a 20 dollari al barile, casualmente da lì è partito il rimbalzo. Sarà un caso, ma succede abbastanza spesso, quindi non so cosa ne pensi anche tu. Ma poi la storia insegna che questi prezzi qui probabilmente saranno un bottom da qui a un bel periodo, forse non si vedranno più, perché se deve succedere, ma insomma si palpava, per un trader era palpabile proprio emotivamente quello che succedeva nei mercati finanziari, e chi guardava il prezzo del petrolio si accorgeva che a ogni storno c'erano delle coltellate su tutto, non parlo sull'Italia, anzi l'Italia subiva solo l'Eni che è arrivata a 10,90 o la Saipem, poveretta, ma proprio vedevi lo Standard & Poor's, il DAX medesimo, l'istino di Londra che veniva ferito, a ogni rimbalzo di qualche tick del petrolio invece c'era proprio un recupero, per cui questo ha insegnato che chi faceva dei giochi per affossare oltremodo il prezzo del petrolio probabilmente a certi livelli non aveva più interesse a farlo. Detto questo, non sono positivissimo sul prezzo del petrolio, potrei anche dire che il petrolio si è avviato a un mercato di congestione a dei prezzi che possono essere questi o poco più, possono arrivare, ecco, al massimo come target avrei 48-50 dollari, senza neanche precludere le volontà di chi aveva cominciato a farlo calare, per cui
insomma, è un bel duello, ma non sarei positivissimo. Ecco, si torna 70-80 breve, assolutamente. Abbiamo visto il bottom, ma però poi da un bel range si può rimanere tranquillamente tra i 30 e i 45 dollari. Ecco, un'ultimissima domanda, visto che hai citato Londra, non posso non fartela, è arrivata anche da casa una domanda a tal proposito sull'ipotesi di possibile uscita del Regno Unito, della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Non ti chiedo un'opinione se uscirà o non uscirà, però chi rischia di più secondo te? UK, l'Unione Europea? Tutte e due, io non ho problemi a dichiararmi, tutte e due, può essere ovviamente, se per la Grecia che vale Friuli Venezia Giulia come PIL o poco più, meno del Veneto, mi ricordo questo dato, è vero che il Regno Unito non è nell'area euro, ma poco conta, la Gran Bretagna, il Regno Unito è stato uno dei sei paesi fondatori della comunità europea e potrebbe dare un segnale fortissimo alle forze come la Lega in Italia o Le Pen in Francia o tutte le forze separatiste dell'euro. Se esce la Gran Bretagna, probabilmente. Evidentemente, se si è tremato tanto per la Grecia, moltiplichiamo almeno per 5 gli effetti che sui mercati finanziari potrebbero provocare l'uscita del Regno Unito, sia per loro. Perché anche la Grecia, poi quando Varoufakis e Tsipras hanno fatto l'accordo, poi Varoufakis si è defilato, il mercato fece più 10, per cui la sera stessa, o più 20, insomma, per cui sia per il Regno Unito sia per l'Europa potrebbe essere un'enorme tegola per i mercati finanziari, obbligazionari e ovviamente azionari. Perfetto, tanto abbiamo tempo fino a giugno per parlare dell'argomento, quindi. Antonio, ti ringrazio tantissimo, sei stato disponibilissimo. È Grazie, stato un piacere, alla prossima signori. Ciao, buona Ciao. serata.